psicologa, psicoterapeuta, terapista di coppia, sessuologa, chi più ne ha più ne metta, la nostra dottoressa Serenella Salomoni, che potete scoprire 7 giorni su 7, 24 ore su 24 attraverso il suo sito www.serenellasalomoni.it, il sito in cui ci sono i suoi articoli, il suo canale YouTube, i podcast dei suoi interventi, l'opportunità di entrare in contatto con lei su Zoom oppure di ascoltare il suo salotto all'interno della giungla. Dottoressa, bentornata. Grazie, buonasera a tutti. Il tema di oggi, suggerito come sempre dalla dottoressa, parte, mi è venuto in mente, da una scena di Pretty Woman, fantastica commedia con Richard Gere e Julia Roberts, in cui lei dice: faccio tutto tranne i baci, perché evidentemente sono una cosa più intima rispetto a quello che una prostituta potrebbe dare. Infatti il tema è amore, erotismo e bacio. Certo, ha ragione Luca, il bacio è ricco di promesse e poi dà anche delle sensazioni di grande benessere ed è una cosa molto più intima del rapporto sessuale, per quello che appunto nel film dice così, insomma. Quindi sì. Il bacio è quella cosa che perlomeno Pasini dice che quando in una coppia non c'è più il bacio vuol dire che la coppia si sta sfaldando. Ecco. Infatti molte volte trovi delle coppie che ti dicono: io gli chiedo, ma vi baciate? No, da un sacco di tempo. Oppure si danno il bacino a stampo veloce. Ecco, questo volevo chiedere, dottoressa, che cosa intendiamo per bacio? Il bacino sulla guancia, sulla fronte a stampo, o il vero bacio alla francese? Beh, di baci ce ne sono tantissimi anche nelle varie culture, però è chiaro che il bacio, quello che intendiamo noi, profondo, la francese, quindi dove le labbra si aprono, dove c'è il contatto della lingua, il contatto della saliva, sono tutte quei passaggi, diciamo, di umori, che diventa tutta una cosa molto intima. Quindi intendo dire, è chiaro che quando una coppia comincia a non baciarsi più, magari fanno anche sesso, però il bacio diventa quella cosa che tu, quando hai una relazione amorosa con qualcuno, ce l'hai, c'è sempre, insomma, non è sicuramente una cosa che trascuri, è il primo passo che si fa per andare a parte verso l'erotismo, ma proprio verso l'amore anche. Quindi intendo dire, è chiaro che diventa qualche cosa che ti lega all'altra persona, proprio perché c'è questo passaggio di sensazioni, di umori. Quante volte può capitare, sì, che magari ti piace moltissimo una donna perché è molto bella, poi quando la baci è un disastro. Non ci si trova, sì, è vero. Infatti le due osservazioni da fare sono queste. Ci sono delle coppie che magari hanno anche una buona, se non ottima, affinità sessuale, che però poi perdono il bacio, sì, cioè il bacio diventa esclusivamente l'inizio di un rapporto sessuale, altrimenti il bacio al di fuori del rapporto sessuale non esiste. Come può essere questa discrasia? No. Perché non sono coppie in crisi da un punto di vista sessuale? No, non sono coppie in crisi da un punto di vista sessuale, però Luca, manca l'intimità. È importante l'intimità in una coppia, eh? Ecco. È molto importante. Quindi, a proposito di film, un film ancora più vecchio che mi viene in mente è Via col vento, dove Claire Gable dice a Rossella: non importa che mi amiate, Rossella, ma baciami ancora. È vero, cioè, frase dire, storica. Diventa, sì, ma diventa qualcosa che, difatti lo troviamo in tutti i film storici, anche in Paura di amare, ad esempio in Colazione da Tiffany, dove c'è lei che è Audrey Hepburn e Paul che è George Peppard, è anche un gatto, e dove si danno quel famoso bacio sotto la pioggia. Quindi è un'intimità, è una cosa che diventa importantissima, più importante dell'atto sessuale, perché in effetti, come ha detto lei prima, l'atto sessuale c'è anche con le prostitute, certo, ma il bacio no. In base no. 334-9229-505, le scrivono un po' di commenti. Per me un bacio storico cinematografico è quello a testa in giù tra Spider-Man e Mary Jane. Anche quello è un bacio storico. Anche, è vero, è vero. E poi lei deve pensare, io che abito a Padova, dove c'è la famosa Cappella degli Scrovegni dipinta da Giotto,
C'è il primo bacio d'amore lì, perché nel ciclo frescato da Giotto c'è proprio un bacio molto dolce dei genitori di Maria, che se lo danno veramente con una grande tenerezza. Quindi parliamo di quell'epoca, ecco, per non parlare di Canova quando nel suo famoso amore psiche, no? Nel gruppo scultorio, dove c'è tutto erotismo in pieno proprio, direi. E quindi vediamo come, e oltretutto in Antonio Canova c'è questo erotismo dove c'è l'avvicinamento al bacio, per non parlare di Rodin col famoso bacio, insomma, quando o Klimt col bacio, quindi vede quanto viene raffigurato da poeti, da artisti, da dappertutto il bacio, perché vuol dire che è proprio una cosa che ti unisce all'altro. Qualcosa che ti unisce, qualcosa che ti manca quando non ce l'hai. Infatti scrivono: quanto mi mancano le pomiciate delle medie. Sì, è vero, proprio perché lì c'era solo quello, poi, certo, per cui diventa ancora più importante. Però se noi vogliamo andare anche un po' al di fuori dell'erotismo, pensiamo a tutti i baci che vengono dati, ad esempio, i genitori con i figli. Sono importanti anche quelli, molto importanti, così come è importante la carezza del genitore, il fatto del far sentire il figlio. Ma il bacio diventa un passaggio anche lì di grande affettività, di una vera e propria connessione fra genitori e figli. Questo potrebbe essere, e dottoressa, tutto quello che c'è. Un tema interessante per il prossimo appuntamento: spostare anche il discorso tra genitori e figli, perché c'è anche chi vede il negativo in qualcosa che, almeno a mio avviso, non lo è. Potrebbe essere interessante capire quale sia il confine, perché no? Diamocelo come appunto mentale. Beh, il bacio è chiaro che il bacio sulla bocca è pur sempre un bacio che ti porta verso l'erotismo, perché basta socchiudere le labbra che c'è subito un contatto molto più. Però se lei pensa al bacio che si danno i russi tra uomini, anche, e l'abbiamo visto anche tra leader famosi russi, quindi mi pare che uno fosse proprio Khrushchev. Sì. Quindi intendo dire anche lì, è che al giorno d'oggi, con la storia del Covid, poi Luca sa, diventa ancora più difficile. Ormai, una volta prima ci baciavamo tutti, no? Allora, incontravi l'amico che non vedevi da un sacco di tempo, oppure che conoscevi appena appena, e il bacino sulla guancia che lo davi. Adesso non c'è più nemmeno quello, tutti hanno paura. Quindi il bacio diventa ancora più importante, perché lo dai soltanto alle persone importanti. Quanto è vero, una delle cose che ha rovinato il Covid è assolutamente il bacio. Abbiamo ascoltatori in vena di citazioni: ma come fanno i marinai a baciarsi tra di loro e rimanere uomini però? Questa è una canzone molto bella di Dalla e De Gregori, che oggi effettivamente è in tema. Ma la mia domanda, visto che il tema generale è un po' più ampio, è: quando il bacio sfocia nell'erotismo? Forse non sempre, in certe zone? Ci sono delle zone che sono altrettanto importanti della bocca, perché ad esempio il bacio sul collo è un bacio che ad esempio molte donne amano, e molte donne lo considerano proprio un passaggio verso la parte ancora più erotica del loro corpo, quindi diventa qualcosa di importante, anche se non è un bacio. Però è difficile, che di solito è un passaggio dal bacio sul collo fino ad arrivare alla bocca, quindi il bacio dato con un morso, ad esempio, no? Gli amanti spesso lo fanno, il morsetto, anche quello è molto passionale. Quindi devo dire che il collo è una zona estremamente erotica. Non per niente il famoso film sui vampiri è chiaramente un passaggio erotico, anche se interessante. Ti fanno paura, però pensi, sì, interessante. Il morso sul collo, sì. Tant'è che poi la donna diventa
tu passi alla donna quello che sei, no? Diventa un vampiro anche lei. Quindi pensiamo all'importanza che può avere il collo, dove ci sono le vene, il sangue, fino ad arrivare alla bocca. È un passaggio che ti dà proprio l'idea di cosa vuole la persona che ti sta vicino, perché dal bacio a mano al bacio accademico, al bacio che oggi lo facciamo con i GIF, cioè con le faccine, no? Anche quello è un bacio. Sono tutte le immagini digitali, quei cuoricini, col bacio, i disegni vengono usati oggi al posto dei baci, i baci che mandi alla tua ragazza quando ti alzi o la sera quando vai a letto. Cioè, adesso siamo passati anche a quello, però il corpo resta sempre la parte più importante. Il Covid ce l'ha un po' tolto. Ce l'ha un po' tolto, c'è un ascoltatore che le fa una domanda e io gliela sottopongo, Marco, sempre al 334-9229-505. Dottoressa, io forse ho un problema, forse sono troppo innamorato della mia compagna, ma quando inizio a baciarla, anche solo con l'intenzione di baciarla, poi ho un'erezione e i miei pensieri sfociano nell'erotismo. Più che normale. La cosa che devo dire è che molto spesso le donne si lamentano di questo, cioè a un certo punto le coppie mi dicono però lei non si avvicina più, oppure non mi fa avvicinare, non la posso baciare. La donna dice, sì, non voglio che mi baci perché tu poi vuoi passare immediatamente a mettermi all'atto e a voler fare sesso. Allora cerchiamo di capire che sicuramente questo signore ha un buon erotismo, però non è detto che alla sua compagna serve un tempo così breve. Cerchiamo di allungarlo un po', impariamo dagli orientali che allungare i tempi e quindi far andare avanti il desiderio forse ti porta ad avere più desiderio. Ah, interessante anche questo passaggio. Da questo tema, macro tema, stanno uscendo veramente tanti sottotemi interessanti. Effettivamente culturalmente noi andiamo sempre di fretta e va tutto consumato velocemente, sì. Invece almeno con il sesso potremmo guardare all'Oriente. Sì, è vero, dobbiamo imparare molte cose da loro proprio perché hanno un concetto dell'erotismo molto diverso dal nostro, e forse possiamo imparare che i tempi allungati, come diceva Freud, finché c'è il desiderio, cioè quando tu lo soddisfi non c'è più un desiderio, quindi lo devi coltivare bene. Che è un po' la premessa del sesso tantrico, di godersi il viaggio fino, fino insomma al finale. Il finale è esclusivamente il capitolo finale. Anche quello può essere interessante. Ci abbiamo anche un buon tempone, ma io lo cito lo stesso. Ci mettono così tanto perché non sono ben dotati. Sì, forse, però comunque hanno trovato una soluzione da quelle parti del mondo per godersi lo stesso il sesso. Anche qui torniamo nella nostra cultura di performance, che dobbiamo per forza essere tutti iperdotati. Sì, certo, a parte il fatto che di solito le donne amano le cose prolungate e anche amano poco gli iperdotati, perché ho trovato molte donne spaventate da appunto qualcosa di che loro vedevano o che pensavano che gli poteva dare del dolore. Quindi non è che sono le donne, sono sempre convinte che il fatto di avere un pene enorme o chissà cosa le soddisfa molto di più farle lavorare con la testa, con i sentimenti, con la pelle, col corpo e con i baci. Bene, veramente interessante. Se volete continuare questo discorso con la dottoressa Serenella Salomoni, vi basterà collegarvi con lei al sito www.serenellasalomoni.it e lì ci sono tutti i modi per entrare in contatto con la dottoressa. Vi ricordo solo di non farvi spaventare dal fatto che la dottoressa vive in Veneto, perché ormai la tecnologia da Zoom in poi consente di avere consulenze in tutta Italia. Dottoressa, l'appuntamento fra una settimana, se se lo ricorda lei mi fa un piacere. Parliamo di baci tra genitori e figli, che mi interessa molto. Certo, bene, alla prossima e buon weekend a tutti. E un grosso bacio e abbraccio. Grazie, arrivederci.